Sesta giornata di mobilitazione degli insegnanti precari contro le procedure adottate per l'assegnazione dei posti da supplente. I docenti hanno ribadito, manifestando davanti all'ufficio scolastico provinciale di Pistoia, le ragioni di questa loro mobilitazione, con le nomine fatte attingendo a graduatorie stilate su di una piattaforma online definite dagli insegnanti sbagliate e caratterizzate da numerosi errori. Si può fare un colloquio di lavoro via mail? Sfido chiunque a fare un colloquio di lavoro via mail. Loro ci hanno chiesto questo, ci hanno fatto presentare un modulo e non vogliono parlare con noi. Se anche tra due mesi venissero fatte le opportune revisioni e modifiche, rettifiche nei punteggi, rimane il fatto che un insegnante è andato in cattedra in un posto non suo. Noi vogliamo essere convocate in presenza, perché solo in presenza possiamo capire cosa succede. In più è venuto fuori che ci sono state delle dichiarazioni sbagliate per quanto riguarda i titoli e certamente su una piattaforma studiata a tavolino da persone noi non possiamo avere la certezza che chi prende il posto prima di noi realmente sia prima di noi. E se per gli insegnanti è un problema di lavoro, per i ragazzi è un problema di vita. Su tutta la provincia di Pistoia ad oggi abbiamo per la precisione 220 cattedre di sostegno sulla scuola primaria che non sono coperte. Questo significa che ci sono 220 alunni da 6 a 10 anni che non hanno il loro insegnante.